Non farò altro che leggere la notizia, poi ognuno potrà valutare con la propria testa. Si riparte, a settembre si riparte. L'Emilia-Romagna ha ordinato, pensate, 500.000 dosi di vaccino Pfizer. Questo è quello che dice Repubblica, questo è quello che dice l'informazione, diversi quotidiani, sia locali che nazionali. Attendiamo, attendiamo, o meglio, attendo che qualcuno si colleghi, di vedere qualche collegato, dopodiché vi darò questa notizia. Lo faccio dalla casa in Sardegna. Il mio titolo ovviamente è molto semplice, si riparte, molto semplice, diretto e facile da capire. Si riparte, ordinate 500.000 dosi. Attendo voi che l'algoritmo si sblocchi, sia di Facebook che di YouTube. Allora andiamo a vedere un po', intanto, se sta arrivando la notifica, se c'è qualche collegato, nonostante sia venerdì. Un venerdì sera, 23 agosto, quindi la gente sarà fuori, chi in giro, chi a far festa, chi al ristorante. Qualcuno però lo vedo già da YouTube. Abbiamo Luigi Siliberto collegato, Angelo Buffone, ciao caro Angelo, ciao Daniela e Carlo Clemente su Facebook. Cosa bolle in pentola? È serena, però andiamo direttamente alla notizia. In questo caso prendo spunto dall'informazione.it. Covid, aumentano i contagi. Parte a settembre la campagna vaccinale. L'Emilia-Romagna ha ordinato 500.000 dosi di Pfizer. Un articolo molto molto interessante. Parliamo di un articolo del 22 agosto, quindi di poche ore fa. I casi Covid aumentano e la regione prepara la nuova campagna vaccinale. La sesta dose, siamo arrivati alla sesta dose di Pfizer, sarà disponibile da settembre in farmacia e dai medici di medicina generale, oltre che negli ambulatori per i pazienti più fragili. Finora sono state ordinate da Viale Aldo Moro, dice l'informazione.it, poco meno di 500.000 dosi del preparato aggiornato alle ultime varianti. 300.000 dosi arriveranno a settembre e quasi 170.000, cita la Repubblica, a breve. Quindi, amici, quando dico che ogni dubbio è lecito, ogni dubbio è lecito. Siamo arrivati, amici, siamo arrivati alla sesta dose, siamo arrivati alla sesta dose. Come dico sempre, amici, ogni dubbio è lecito. Non posso far altro che dire che ogni dubbio è lecito. Intanto, arrivano notizie invece sull'altra presunta pandemia, ovvero il vaiolo delle scimmie, no? Il vaiolo delle scimmie, c'è discussione su quello. Paesi africani che dicono all'OMS: noi non ci stiamo, per noi non è un'emergenza. Io non lo so. Non lo so, non è il mio compito dare dei giudizi, il mio compito è semplicemente quello di leggere delle notizie e dar modo alle persone di osservarle e valutarle con la propria testa. Mi limiterò a fare questo, però è normale che una persona abbia un proprio pensiero. A questo non potete dire di no, fact checker e potenti del mondo, non potete impedire alle persone di ragionare con la propria testa e valutare le notizie che vengono dette. Io mi limito a dire questo. Quindi l'assessore Donnini, penso che sia Donnini, l'assessore in Emilia Romagna, ha preso questa iniziativa di ordinare ben 500.000 dosi per la sesta dose, ovviamente raccomandata, raccomandatissima, mi raccomando, chi ne ha fatte una, due, tre, quattro, cinque, cosa cambia dalla 5 alla 6? Tutto è fatto, tutto è in discesa, quindi assolutamente, assolutamente consigliatissima. Da settembre si riparte e che dire, io a questo punto però farei una tessera molto satiricamente, farei una tessera a punti, perché chi arriva alla decima deve avere un premio particolare, no? Perché arriva tipo le tessere che fanno nelle rosticcerie cinesi, se arrivi alla decima hai in omaggio un kit di tamponi, cioè io farei un omaggio oppure un set di mascherine colorate, cioè andrebbe fatta, cosa ne pensate? Andrebbe fatta. Vabbè, amici, io mi limito a dire questo, chi arriva alla decima dose cosa vince? Un bambolotto, no, veramente, siamo alla sesta, siamo alla sesta. Quindi amici, partiamo con io lancerei proprio la tessera, no, la tessera. Ma sei sempre in in Sardegna? Sì, David Track, sono ancora in Sardegna, sono qua nella stanza da letto in Sardegna, chiuso dentro, e mi sono fatto una direttina al volo di qualche istante perché mi hanno condiviso questa notizia alla quale subito non credevo, sono andato a verificare
verificare, effettivamente ne parlano Repubblica, il resto del Carlino, parlano di contagi qua e là, e addirittura oggi ho visto un bollettino che mi ricorda un po' i bollettini dei tempi del pandemonio generale, dove effettivamente ci sono stati 90 morti, hanno detto per Covid, e tantissimi contagiati, quindi a questo punto, amici, la sesta è più che consigliata, più che inconsigliata, quindi chi ne ha fatte, non c'è 5 senza 6, è la settima, se ci sei ancora, ma se ci sei ancora falla. Vabbè, detto questo, amici, io vi voglio bene, vi auguro una buona serata, un buon venerdì sera e basta. Sì, è vero, il testicolo d'oro, il premio migliore, il testicolo d'oro, bello! Una volta c'era un'altra cosa d'oro, il testicolo è carina, carina. Ciao Silvia, ciao Daniela, a questo punto ne approfitto per fare due saluti a Daniele Brini, all'amico, a Massimo Petrini, tu sei sempre fin troppo democratico e le vaccine sono state e consigliatissimo bonus per le multinazionali. Massimiliano Petrini, io sono democratico, mi limito a leggere le notizie, poi io faccio un po' di battute per sdrammatizzare la situazione, perché mi vedo gli articoli, stavo guardando gli articoli di Repubblica, guarda, Covid, guardate, aumentano i contagi. Parte a settembre la campagna vaccinale. Ecco Repubblica, abbiamo mandato l'articolo. L'Emilia Romagna ha ordinato 500.000 dosi di Pfizer. Tutto vero, eh? Qui Repubblica. Non potranno i fact-checker bannare una notizia di Repubblica e dei loro, Repubblica. Io sto leggendo un articolo della Grande Repubblica. Quindi assolutamente condividete la notizia. C'è sul sito di Repubblica tutto, potete andarlo a leggere. Basta cercare su Repubblica 500.000 dosi, viene fuori l'articolo, andate a leggerlo. Daniele Brini, ti voglio bene, vi voglio bene a tutti e invito tutte le virostar a farsi subito la sesta, invito tutti assolutamente a fare il Papa, a farsi la sesta, tutti i nostri politici, tutti i nostri parlamentari a farsi la sesta, mettetevi in fila oggi. Fatevela tutti, ve la consiglio a tutti, ve la consiglio a tutti, banchieri, avvocati, tutti, tutti ragazzi, vi voglio bene, detto questo, ciao a tutti e buona serata, sono stato bravo e ho consigliato a tutti di andare a farla immediatamente, mi raccom ci raccomandiamo, ciao a tutti, buona serata, vi voglio bene, vi voglio bene.